Bello per un tempo, ma estremamente sfortunato. Esordio amaro per il Castiglione, che nella prima di Coppa Italia d'Eccellenza viene beffato dalla Bedizzolese. Primo tempo dominato dagli Aloisiani. Al quarto, stacco di testa di Guagnetti con palla che finisce di poco fuori. Lo stesso difensore rossoblu al 20° tenta, da calcio di punizione, di sorprendere Palmisano e per poco non ci riesce. Al 43° doppia grande chance per Ghirardi. Sulla prima conclusione respinge Palmisano. Poi salva sulla linea Conforti. Ma il vantaggio del Castiglione è rimandato solo di un minuto. Al 43° assist di Maccabiti per Ghirardi, sinistro dal limite, che finisce agli incroci, 0-1. Nella ripresa, però, la Bedizzolese guadagna campo e forza. Al 69° il neoentrato Bonassi si smarca bene e trafigge Piccinardi con un pregevole tiro a giro, 1-1. Al 91° la beffa, Fenotti riceve palla in area e fulmina Piccinardi per il 2-1 finale. Nell'altra gara del girone 13, la Governolese cede 1-3 al Vicini contro il forte Carpenedolo.